3, 2, 1, ok. Bene, bene, ce l'abbiamo fatta. Di nuovo buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Stiamo continuando in maniera difficile, ma insomma insistiamo, come dice De André, in termini molto concreti, in maniera ostinata e contraria, a proporre delle riflessioni in un momento in cui a volte proporre riflessioni può sembrare complicato. Come Area Pace Mondialità, come Caritas di Roma, come Chiesa di Roma, stiamo cercando di dare senso, di dare un senso a questo momento difficile, e stiamo cercando di farlo dando continuità a quella che è la nostra preoccupazione, cioè quella di offrire dei momenti anche non solo di intervento, di azione, ma di riflessione. Ringraziamo Andrea Baranes, a cui abbiamo chiesto di aiutarci in questo pomeriggio a mettere a punto alcune cose. Idealmente siamo nella scuola di educazione alla pace, ecco, quindi idealmente siamo in un percorso scolastico, anche se parlare di scuola in questo momento è sempre complicato, ma siamo dentro un percorso che ci deve aiutare a capire. Allora, io introduco velocemente, rivolgendomi un po' ad Andrea, poi lascerò la parola a Don Dan per completare un po' queste osservazioni. Noi siamo partiti, abbiamo costruito questo momento, abbiamo vissuto questo momento di riflessione all'interno di uno slogan che ci piaceva, ci piace, no? Non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è il problema. È uno slogan che ha motivato molte esperienze significative di solidarietà sul nostro territorio. Ha modificato a volte anche proprio le relazioni del territorio, per cui ci si è scoperti solidali e capaci. E ha portato anche alcuni economisti vicini al nostro mondo, da Zamani a Giugni, a proporci delle riflessioni per andare oltre questa normalità. Questa responsabilità collettiva e sociale di chi ha pagato poi comunque la pandemia, però non è sufficiente. Questo è un po' il nodo che ci sta angustiando, no? Cioè non è sufficiente, non basta che i territori si organizzino, non basta che ci sia tanta attenzione. Occorre entrare dentro la riflessione di un sistema nel quale facciamo parte. E Papa Francesco in questo ci aiuta molto, no? A dare una chiave di lettura. Mi riferisco ad Andrea, ma mi riferisco un po' anche a noi tutti, no? Quando ci dice nei suoi discorsi ai movimenti popolari che fino a che noi facciamo del bene ce lo lasciano fare, fondamentalmente. Fino a che facciamo delle cose belle, nessuno può dire che non siano belle, e ce le lasciano fare. Facciamo i dormitori, facciamo la scuola, facciamo il doposcuola, facciamo gli empori. E questo va bene, questo va bene. Papa Francesco però ci dice: non vi lasceranno entrare invece nei meccanismi che causano tutti questi bisogni. Ecco, allora mi pare che quello che è emerso da questa crisi è che la crisi non è tanto legata al Covid, chiaramente che l'ha manifestata, l'ha tirata fuori, l'ha fatta in qualche modo esplodere, ma è legato a un sistema economico e finanziario che lascia sempre. E chi poi vuol dare delle risposte a questi problemi sempre più scoperto, perché è un sistema finanziario che è incapace di operare per l'interesse generale. Abbiamo visto, è un sistema che è solo pensato a creare ingiustizia sociale, fiscale anche, perché è legato alla liberalizzazione dei movimenti dei capitali, cioè si può fare quello che si vuole. Non possiamo far muovere le persone, non possiamo dare la libertà alle persone di muoversi, ma i capitali possiamo farli muovere come ci pare. E questo determina che il capitale diventa, uso questa terminologia, poi Andrea Barandes di sicuro sconfesserà tutto questo, però insomma ci aiuterà a capire, diventa poi l'elemento unificante di questa globalizzazione. Mi ricordo quando eravamo piccoli che si parlava del famoso villaggio globale, no? Perché si cominciavano le reti. Ma il villaggio globale è una balla grossa come una montagna. Il villaggio globale non c'è. Il villaggio globale è relegato a una parte di mondo che può in qualche modo, sopravvivere e autotutelarsi. E noi di fatto
veniamo in qualche modo schiacciati anche in questa fase storica da alcuni contesti, da alcune riflessioni sulle quali sarebbe interessante che Andrea ci aiutasse a riflettere. Una riflessione che i soldi non ci sono, che non possiamo tutelare tutti. Invece sappiamo che i soldi ci sono. I soldi ci compriamo degli aerei, da vecchi antimilitaristi andiamo sempre lì, però insomma può essere interessante ragionarci. Quindi i soldi ci sono, ma non ci sono per fare alcune cose. Allora, il tema è, possiamo uscire da questa fase sapendo che la finanza, che poi determina le scelte anche dell'economia, e determina alcune modalità con cui poi l'economia si nasconde, no? Pensiamo all'evasione fiscale, leggo dal rapporto di Banca Etica, questi 51 mila miliardi di dollari che sono gestiti da un sistema bancario ombra, che va a posizionarsi nei paradisi fiscali. Cioè, quindi i soldi ci stanno, non si sa dove stanno, ma ci stanno. Allora, questa riflessione è sempre molto complicata, ma secondo me è necessaria per poter far sì che quello che andiamo a fare a volte o a vivere è la percezione di cercare risposte a crisi anche grandi come queste, senza però avere strumenti o possibilità per approfondire le cause, che le rendono quindi queste risposte parziali e in affanno, non sufficienti. Quasi la consapevolezza che ci siano due mondi paralleli, no? Un mondo, quello finanziario, che determina le scelte che vanno a ricadere poi sulle persone, e quello vero delle persone che non hanno nessuna possibilità invece di ricalcare o di rivedere queste scelte finanziarie. Allora, dentro questa riflessione assolutamente difficile, mi rendo conto, assolutamente improbabile, alla quale non chiediamo oggi delle risposte, però chiediamo di essere aiutati a cercare di capire bene dove collocarci e a cercare di fare in modo che l'uscita da questa crisi, ripeto, non tanto legata al Covid, ma legata a un sistema nel quale siamo dentro, nel quale siamo schiacciati, possa permetterci di trovare delle chiavi di lettura, o meglio, degli spazi su cui, oltre ad essere presenti il qui ed ora, ci possono permettere anche di costruire delle ipotesi politiche, sociali, economiche, che possono liberarci in maniera più sostanziale da queste schiavitù. Ecco, questo era un po' la riflessione che ci ha portato a chiederti, Andrea, una mano, una riflessione che abbiamo condiviso un po' tutti, che spesso condividiamo anche con Don Ben, e che credo che insomma possa permetterci di stare dentro la storia non solo con la consapevolezza di essere necessariamente, volutamente, volontariamente dei supplenti, ma di poter essere anche dei protagonisti di questa storia. Ecco, questo è un po' quello che volevamo un po' discutere con te oggi, volevamo un po' ragionarci, ripeto, senza chiederti nulla. E do a Don Ben adesso la parola per completare queste poche, diciamo, linee sulle quali siamo mossi, perché di sicuro dal suo punto di vista e dal suo osservatorio ci sono altri elementi che potrebbero forse stimolarci. No, in realtà io non aggiungo molte altre cose, lascio semplicemente la parola ad Andrea, semmai verso la fine dell'incontro e eventualmente qualche così, un minuto di conclusioni così eventualmente. Quindi intanto grazie a tutti quanti per essere venuti e soprattutto a dottor Baranes, perché non penso che si possa avere spesso questo privilegio, ecco, di ascoltare un punto di vista così dentro in maniera competente e anche disinteressata, perché parlare oggi anche della finanza poi dipende da chi parla. Questi linguaggi vanno letti a seconda della serie chi ti nutre. Invece qui abbiamo la passione, diciamo così, disinteressata del nutrimento per una cosa autentica, quindi grazie, grazie per quanto ci darà oggi. Allora, io mi intrometto un secondo, se la voce arriva, prima di passare la parola ad Andrea Baranes, per una nota tecnica, ovvero
Adesso appunto lasceremo l'intervento, l'introduzione su quanto hanno introdotto Oliviero e Don Ben. E, nel momento in cui chiunque sta seguendo, sia attraverso Zoom sia attraverso Facebook, volesse intervenire, è pregato di farlo, sempre mantenendo i microfoni spenti, perché altrimenti appunto, entrano tutti i rumori, è pregato di farlo con attraverso la chat. Saremo noi a raccogliere gli interventi e poi a presentarli ad Andrea. D'accordo, grazie. Andrea, a te la parola. Grazie prima di tutto per l'invito. Sì, come veniva detto, alcuni spunti dal mio punto di vista. Io sono nel consiglio di amministrazione di Banca Etica, ho sempre lavorato nell'ambito della finanza e della finanza etica, cercando anche di spiegare alcuni meccanismi malfunzionamenti. Quindi l'idea di dare oggi alcuni spunti di riflessione, come ricordava Oliviero, e parto proprio da quanto diceva, riprendo un passaggio della sua introduzione per iniziare forse con un paradosso che però spero di riuscire a spiegare più avanti. Il fatto che oggi non ci troviamo in crisi perché non ci sono soldi, ma siamo in crisi perché ce ne sono troppi. Il problema è che sono tutti o quasi tutti dalla parte sbagliata. Quindi una finanza che non fa quello che dovrebbe fare e che al contrario genera instabilità, genera crisi, genera diseguaglianze. Quindi partire cercando di capire quello che dovrebbe fare la finanza, se leggete i manuali ci sono definizioni abbastanza complesse, cercando di tenerla il più possibile semplice, anche se forse in modo un poco approssimativo, però a me piace ricordare che la finanza dovrebbe essere il mercato dei soldi. Per capirci, se voglio comprare delle mele, vado al mercato è il contadino che vende le sue mele, io che le voglio comprare, domanda e offerta si incontrano sul mercato. Le banche dovrebbero fare questo, le banche, da un lato ci sono le imprese che hanno bisogno di soldi, dall'altro dei cittadini che hanno un risparmio, domanda e offerta di soldi si incontrano sul mercato. Questo è ancora più vero per le borse. Se oggi pensiamo a luoghi come Wall Street o la City di Londra, ci vengono in mente magari i film come The Wolf of Wall Street, quello con DiCaprio, altri film che mostrano eccessi che sembrano incredibili e che purtroppo invece raccontano la realtà molto più vicino di quanto non dovrebbe. Però le borse sono chiamate mercati finanziari perché la loro funzione dovrebbe essere questa. Le imprese e gli stati hanno bisogno di soldi, dei risparmiatori hanno dei soldi in un certo momento da investire, e domanda e offerta di soldi si incontrano sui mercati finanziari. Parto con questa definizione, ripeto, magari approssimativa rispetto a quanto potete trovare sui libri di testo, sui libri di economia, però per cercare di ricordare che la finanza dovrebbe essere uno strumento al servizio dell'economia, uno strumento al servizio delle persone. Invece negli ultimi anni, e l'abbiamo visto, chi si ricorda di voi, la bolla dei subprime, il fallimento della Lehman Brothers, la crisi del 2007-2008 che ci ha investito poi per moltissimi anni, la finanza in massima parte non è più uno strumento ma è un fine in se stesso. L'unico obiettivo della finanza è fare soldi dai soldi nel più breve tempo possibile. E questo generando appunto crisi, generando speculazione, generando instabilità sui mercati, provocando disastri e esasperando quelle che sono le diseguaglianze che abbiamo purtroppo sotto i nostri occhi. In questo, come ricordava Oliviero, si è innestata la tragedia del coronavirus e la pandemia che ci ha colpito di recente, ma in una situazione che era quella finanziaria, che era già sicuramente pessima e generava già di per sé una crisi che non era unicamente finanziaria, ma anche ambientale, sociale, di democrazia, e anche in questo la finanza ha un ruolo sicuramente negativo. Questo ruolo negativo l'abbiamo visto anche all'esplodere della crisi, della pandemia, con una reazione a dir poco scomposta sui mercati, con oscillazioni incredibili sulle borse che hanno acuito quelle che erano le difficoltà economiche. Quindi nuovamente la finanza che crea instabilità, crea panico, esaspera le crisi. In questo caso c'è stata una crisi legata a fattori dell'economia reale, quindi la pandemia ha portato con sé un blocco del commercio internazionale, crollo delle produzioni, anche maggiore disoccupazione, ma la finanza invece di essere una risposta, una parte della soluzione, nuovamente si è rivelata una parte del problema.
su questo credo che sia importante cercare di capire il fatto che la finanza speculativa si comporti in una maniera così dannosa e così nociva per l'insieme della società non è un fastidioso effetto collaterale degli attuali meccanismi finanziari, ma è il cuore stesso di come funzionano i meccanismi della speculazione. Cerco di spiegare questo passaggio. Che cos'è una speculazione? Io compro una casa a 100, dopo un anno rivendo la mia casa che ho comprato a 101, ho realizzato un margine di 1 e quindi ho realizzato una speculazione immobiliare. Però se compro una casa a 100 e dopo un anno la rivendo a 101, ho guadagnato l'1% in un anno, che è un margine molto piccolo. Se invece il mercato delle case è impazzito, ci sono delle oscillazioni enormi, io compro questa casa a 100, dopo un mese il mercato crolla a 80, ma dopo 3 mesi sale a 120, più sono ampie le oscillazioni e più sono veloci le oscillazioni, più posso guadagnare, più i margini di profitto che posso estrarre sono ampi. Quindi quello che avviene oggi sui mercati finanziari è che se non ci sono crisi, se non c'è instabilità, se l'economia procede come deve procedere, non ci sono queste oscillazioni da cui è possibile estrarre i profitti che ricercano gli speculatori. E la follia, non ci sono molti altri termini per descrivere questi meccanismi, la follia attuale è che la speculazione è talmente forte che essa stessa genera quella instabilità, quegli sbalzi, quelle oscillazioni sui prezzi che le sono necessarie per riuscire a estrarre i profitti di cui ha bisogno per inseguire i tassi realizzati dagli speculatori. Non so se questo passaggio è chiaro, perché è fondamentale, perché è quello che abbiamo visto anche all'esplodere della crisi legata al coronavirus, ripeto, dei motivi legati all'economia reale, legati al commercio internazionale, legati alla produzione, ma l'esplosione successiva di un'instabilità incredibile sui mercati finanziari, perché col fatto che c'era già un'instabilità nell'economia reale, i prezzi oscillano, se i prezzi oscillano arrivano gli speculatori cercando di innestarsi su queste oscillazioni, questo fa esasperare le oscillazioni, più aumentano, più speculatori sono attratti, più speculatori sono attratti, più c'è instabilità, è un circolo vizioso che si autoalimenta. Questo è quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, penso alcuni di voi si hanno letto i giornali con alcuni eccessi incredibili, dato per un paio di giorni sui giornali non si è parlato d'altro del caso del petrolio sotto zero, poi è un po' sparito dai radar e non se ne è più parlato, però probabilmente molti di voi si ricorderanno, un mese fa c'era stato il caso del petrolio che era finito addirittura sotto zero. Ecco, non era che fisicamente ti davano dei soldi quando andavi a fare il pieno della macchina, immagino nessuno di voi ha visto una situazione di questo genere, ma le scommesse sui prezzi futuri del petrolio erano talmente ampie, talmente fuori da qualsiasi controllo, che si è arrivati poi a una valutazione, a una quotazione del petrolio che è andata addirittura sotto zero per quelli che erano queste incredibili oscillazioni dei prezzi. E questo sistema finanziario ha assunto delle dimensioni che sono decine, centinaia di volte quella che viene chiamata l'economia reale. Potrei farvi molti esempi, poi se volete entriamo nel merito di alcuni esempi. Poi dare le cifre non è mai, è sempre abbastanza pesante e soprattutto in videoconferenza può essere un po' complesso. Vorrei provare a darvene una sola per darvi l'idea delle dimensioni che ha raggiunto la finanza speculativa. Pensate per un momento a tutto il commercio internazionale, tutto quello che viene comprato e venduto nel mondo tra diversi paesi. Ammonta la cifra di tutto il commercio transfrontaliero, vale circa 20.000 miliardi di dollari in un anno, ok? Quindi tutto quello che l'Italia vende agli Stati Uniti, al Giappone, alla Russia, a tutti i paesi del mondo. E poi c'è il mercato delle valute. Il mercato delle valute sono persone che scambiano euro contro dollari contro yen. Allora, perché esiste il mercato delle valute? Il mercato delle valute dovrebbe esistere per aiutare l'import-export. Però c'è anche un'altra possibilità nel mercato delle valute. Io posso comprare una valuta, vado in banca, compro dei dollari, li metto sotto il materasso, spero che la quotazione tra euro e dollaro vada come dico io, poi lo rivendo e guadagno dei soldi unicamente comprando e vendendo soldi. Ecco, oggi tutta l'economia reale, tutti gli scambi valutari veri che portano alla consegna di qualche bene o servizio, persone che vanno in vacanza, che acquistano un'automobile dall'estero, tutto quello che vi viene in mente di economia reale, vale circa 20.000 miliardi di dollari in un anno. Il mercato delle valute ha superato i 5.000 miliardi di dollari al giorno, che vuol dire che in 4 giorni sui mercati finanziari girano più soldi che in un anno di economia reale. O detta in un altro modo,
circa il 98-99% di quello che noi chiamiamo finanza non ha nessuna funzione sociale, non serve a comprare nulla, vendere nulla, creare posti di lavoro, esportare nulla, sono unicamente soldi che inseguono altri soldi per fare altri soldi. Circa il 99% di quello che oggi chiamiamo finanza dovrebbe essere chiamato casinò, sala scommesse, ma è una cosa che non è quello che dovrebbe fare la finanza, non è l'incontro tra chi ha bisogno di soldi e chi ha dei soldi da poter investire in alcune attività. Dico questo nuovamente rispetto all'introduzione che aveva fatto Oliviero, perché forse la cosa più incredibile che ci sentiamo ripetere continuamente anche adesso in questo periodo di tentativo di ripartenza dopo il coronavirus è che non ci sono i soldi. Ci sentiamo dire che non ci sono i soldi, non ci sono per la sanità pubblica, non ci sono per investimenti, non ci sono per investimenti in ambito ambientale o in altri settori. Questa cosa che non ci sono i soldi è una follia, semplicemente non è vero. Poco prima che scoppiasse la pandemia, poco prima che scoppiasse l'emergenza legata al coronavirus, nel mondo circolavano circa 19.000 miliardi di dollari in titoli a tassi negativi. A un certo punto anche i bot italiani, il debito pubblico italiano, i bot che si possono comprare e vendere in ogni banca, offrivano un rendimento negativo. Che cosa significa? Che ci sono talmente tanti soldi che letteralmente i risparmiatori non sanno più dove metterli. Oggi molte banche offrono dei rendimenti negativi sui conti correnti. E vi dicono abbiamo talmente tanti soldi che se li parcheggi da noi, noi ti dobbiamo applicare dei rendimenti negativi perché non sappiamo che farci. Sui mercati finanziari ci sono talmente tanti soldi che i risparmiatori accettavano e accettano tutt'oggi dei rendimenti negativi pur di poter parcheggiare i soldi da qualche parte. L'alternativa sarebbe ritirarli al bancomat e metterli sotto al materasso, ma ovviamente le cifre di cui parliamo sono di altri ordini di grandezza. Quindi ci troviamo da un lato una quantità gigantesca di soldi alla disperata ricerca di una qualunque forma di investimento, alla ricerca di qualunque forma di rendimento, e per riuscire a generare un rendimento genera invece degli impatti giganteschi sulla stabilità, sulle diseguaglianze, sull'ambiente, sull'insieme della società. Quindi da un lato un eccesso di soldi che non trova nessuna forma di impiego. Dall'altro lato è una domanda di beni e servizi che non trovano soldi, ci viene ripetuto non ci sono i soldi. Allora se da un lato c'è un eccesso di denaro e dall'altro non ci sono i soldi per la sanità, per i servizi pubblici, per la ricerca, per l'università, per la scuola, ma la finanza è il più macroscopico fallimento dell'era moderna. Abbiamo sotto gli occhi forse uno dei peggiori fallimenti della storia umana. Pensate all'esempio che vi facevo all'inizio. Vado al mercato a comprare delle mele. Da un lato ci sono i contadini che hanno montagne di mele e le vogliono vendere, vogliono provarle a vendere. Dall'altro c'è una fila di persone che ha fame e vorrebbe comprare le mele, però in mezzo c'è un muro di 6 metri col filo spinato. Quello non è più un mercato perché domanda e offerta non riescono a incontrarsi e chi vuole vendere e chi vuole comprare non riesce a incontrarsi. Oggi la finanza è lo stesso tipo di fallimento. Da un lato c'è un gigantesco eccesso di denaro che non trova sbocchi di impiego se non nella finanza speculativa e fine a se stessa che genera per sua stessa natura crisi e instabilità, e dall'altro lato c'è un disperato bisogno di soldi per gli investimenti, in particolare in questo momento per cercare di ripartire dopo l'emergenza del coronavirus, e non si riescono a trovare questi soldi. Tutto questo anche per cercare di legarsi al dibattito politico attuale. Anche qui chi di voi segue un minimo l'attualità avrà sentito nelle ultime settimane si è parlato moltissimo di tutti i possibili interventi messi in campo, quindi il MES, il cosiddetto Fondo Europeo di Stabilità, se l'Italia doveva accedere a questi prestiti del MES oppure no, il Recovery Fund, ovvero dei soldi che venivano dati dalla Commissione Europea, se come le banche centrali che forniscono liquidità per far cercare di ripartire l'economia, insomma tutta una serie di misure, quella che viene chiamata politica monetaria, ovvero di missione di nuova liquidità nel sistema. Se volete anche qui, ripeto, non voglio fare troppo lungo il mio primo intervento, se ci sono domande di chiarimento o curiosità che avete, molto volentieri per entrare nel dettaglio. Però al di là degli aspetti positivi o negativi del MES, del Recovery Fund, delle banche centrali, di tutto quello che abbiamo visto, quello che trovo davvero incredibile è che praticamente tutto il dibattito si è concentrato nelle ultime settimane su come pompare più soldi, ancora una volta, pompiamo più soldi per far ripartire l'economia. E
dove vanno a finire questi soldi sembra che non interessa, che non sia parte del dibattito, mentre dovrebbe essere il nodo centrale. Come li impieghiamo? È sufficiente immettere ancora più liquidità nel sistema? È esattamente quello che abbiamo fatto dopo il 2007-2008, quando col fallimento della Lehman Brothers, la bolla dei subprime, quella crisi gigantesca, crisi finanziaria, che cosa è stato fatto? Le banche centrali e gli stati hanno pompato migliaia di miliardi di euro e di dollari nel sistema per cercare di farlo ripartire. Ma tutti questi soldi che sono stati pompati non sono finiti all'economia reale. In minima parte sono riusciti a creare posti di lavoro, a creare attività economiche buone. Quasi tutti sono rimasti incastrati nella finanza. E il problema non è solo che così sono inutili perché rimangono nella finanza. Il problema è che così sono nocivi, perché quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni è un'economia, disoccupazione, diseguaglianze che rimangono fermi o peggiorano, la finanza che si riprende e continua a salire e continua a salire, e questo scollamento tra il valore della finanza e la situazione nell'economia reale è la definizione stessa di una nuova bolla finanziaria, e le bolle prima o poi scoppiano. Oggi ci troviamo in enormi difficoltà economiche, alcune proiezioni dicono che il PIL in Europa nel 2020 potrebbe scendere del 6-7%, forse anche peggio in Italia. Nello stesso momento molti mercati finanziari sono ai massimi storici, perché tutta la liquidità che sta arrivando nuovamente è catturata dalla finanza e non finisce nell'economia reale. Quindi quello a cui stiamo assistendo per l'ennesima volta è una soluzione che crea uno scollamento tra i valori della finanza e i fondamentali dell'economia, e questa nuovamente è la definizione stessa di una nuova bolla finanziaria verso cui stiamo andando. Quindi non per dire che sono inutili interventi di politica monetaria e che non si dovrebbero immettere dei soldi, ma la domanda fondamentale, anche per cercare di venire a quello che è il tema, l'oggetto dell'incontro di oggi, è poi in che direzione dobbiamo andare. Il problema fondamentale oggi dei mercati finanziari: non riescono a rispondere alle necessità del pianeta e della società perché hanno orizzonti di brevissimo termine, perché oggi l'unico obiettivo delle grandi aziende è massimizzare il valore dell'azione quotidianamente, perché devono rispondere alle aspettative degli azionisti e non devono rispondere ai lavoratori, ai clienti, ai consumatori, all'insieme della società. Questi obiettivi di brevissimo termine fanno sì che le imprese trascurino ogni obiettivo ambientale e sociale, perché devono inseguire i rendimenti e i profitti che si attendono gli speculatori e che sono attesi sui mercati finanziari. E oggi ci troviamo nuovamente per l'ennesima volta con questo strapotere dei mercati finanziari che drena le risorse messe a disposizione senza che ci sia un dibattito serio su dove devono andare queste risorse. Quindi, per passare un po' a come potremmo fare le cose in maniera diversa, forse per provare in parte non a rispondere, come diceva Oliviero, però cercare di dare alcuni spunti di riflessione. Come potremmo fare a cambiare rotta? Prima di tutto servirebbero investimenti di lungo periodo, superare questa che è l'ottica di brevissimo periodo e rendersi conto che oggi gli investimenti significano investimenti di lungo periodo, significa la riconversione ecologica dell'economia, quindi dalla mobilità sostenibile all'efficienza energetica negli edifici e per i trasporti, significa investire nella ricerca, significa investire nel welfare, nella sanità, sono tutti investimenti nell'istruzione, nella formazione che danno dei ritorni dal punto di vista finanziario forse minori e di lungo periodo, ma dei ritorni sociali e ambientali che oggi non vengono misurati sui mercati finanziari, ma che sono la parte fondamentale di quello che dovremmo portare avanti. Questo è vero per la finanza pubblica, che oggi spesso risponde alle stesse logiche di salvare il sistema finanziario, il famoso detto dopo la bolla del 2008, alcune reti sociali avevano questo slogan: se i poveri fossero stati una banca sarebbero stati salvati, che le politiche pubbliche che inseguono cercare di pompare liquidità nel sistema finanziario perché non crolli e l'economia che viene lasciata al palo. È ancora più vero ovviamente per un sistema finanziario privato, Oliviero accennava al sistema bancario ombra, ai paradisi fiscali, anche qui in questo primo intervento non voglio dilungarmi, voglio cercare di andare brevemente verso la conclusione e aspettare poi spunti e domande che possano arrivare da parte dei partecipanti. Però per cambiare rotta dobbiamo agire lungo diverse direzioni. Una dall'alto è delle regole per chiudere questo casino finanziario, e quindi servono delle regole per arginare la speculazione, per arginare questi obiettivi di brevissimo termine, per contrastare i paradisi fiscali. E su questo intervento, diciamo dall'alto, sul cambiare le regole,
la cosa che forse fa più arrabbiare, ma dall'altro dà un segno di speranza, è che non è tanto questione di difficoltà tecnica, non è che la finanza è troppo difficile e non sappiamo che cosa fare. Sapremmo che cosa fare e come intervenire, è più questione di volontà politica e di voler cambiare le regole del gioco. Faccio un esempio riguardo i paradisi fiscali, visto che li menzionava Oliviero nella sua introduzione. Uno dei problemi fondamentali, i paradisi fiscali a cosa servono? A spostare profitti. Oggi le imprese possono liberamente spostare i propri profitti nelle giurisdizioni in cui la tassazione è bassa o nulla e quindi non pagare le tasse. Ci sono mille modi per poterlo fare. Uno che viene utilizzato da tutti è, vi faccio questo esempio per capire come funziona. Prendete, immaginatevi l'esempio di una qualunque azienda, oggi sono la stragrande maggioranza, per cui il logo, il marchio è importante. Pensate a un'azienda automobilistica, a bevande in lattina, a computer, a qualunque azienda per cui il marchio, il logo è assolutamente riconoscibile. Questa azienda può dire: per me il marchio è tutto, i clienti vengono a me perché ho questo logo, quindi per me questo logo vale 500 miliardi, è fondamentale nelle mie politiche industriali. Il mio logo lo deposito, chi è che è proprietario del mio logo? Una società di comodo che sta alle isole Cayman. Perché? Perché da quel momento io qualunque computer vendo, qualunque bibita vendo, qualunque detersivo, qualunque automobile vendo in Italia, in Francia, in Giappone o negli Stati Uniti, nel momento in cui l'azienda in Italia vende un certo prodotto, deve dire: ma io devo pagare il copyright, sapete la R o la C, la letterina piccolina che è accanto al logo, io devo pagare il copyright a chi detiene il marchio, e su 1000 euro di computer l'azienda dice: per me il marchio vale 600 euro. E quindi in automatico ogni computer che viene venduto si riconosce una fetta enorme di profitti all'azienda che detiene il marchio. L'azienda che detiene il marchio sta alle isole Cayman e in automatico tutti i profitti dell'azienda vengono spostati in una giurisdizione di comodo, in qualche paradiso fiscale, e l'azienda di turno in Italia o in qualunque altro paese non paga le tasse. E con meccanismi come questo ce ne sono mille. Io impresa posso registrarmi una compagnia di assicurazione in qualche paradiso fiscale e poi, per esempio, mi assicuro contro un'invasione dei marziani. Se quell'anno non succede l'invasione dei marziani, io ho pagato un premio assicurativo a una compagnia che sta alle Bermuda o alle Isole Cayman o qualunque altro paradiso fiscale, quindi la mia impresa in Italia ha un costo supplementare e non paga le tasse, tutti i profitti sono fatti in una giurisdizione in cui la tassazione sui profitti è bassa o nulla. Rimediare a cose del genere, spesso mi sento di ma migliaia di isolette tropicali, devi andare a seguire tutte le isolette del Pacifico una per una. No, ci sarebbero delle soluzioni, iniziamo a domandarsi in casa nostra che cosa potremmo fare. Sono anni che si sta discutendo di questa proposta di obbligare tutte le imprese multinazionali a pubblicare i propri bilanci suddivisi in ogni giurisdizione in cui operano. Oggi le imprese possono pubblicare dei dati aggregati, quindi io pubblico un bilancio Europa. Se tutte le mie vendite e il mio fatturato sono in Italia e tutte le mie attività finanziarie però sono nel Liechtenstein o a Monte Carlo, io pubblico un bilancio Europa e nessuno vede nulla. Se io fossi obbligato a pubblicare un bilancio in ogni paese in cui opero, immediatamente si potrebbe vedere dove realizzo i profitti, dove ho i dipendenti, dove faccio gli investimenti e quindi quante tasse devo pagare in questo paese. È una banalità, è una questione di buonsenso, è evidente che ogni impresa ha già i dati contabili suddivisi per paese. In questo momento non tutte le imprese sono obbligate a pubblicarli. Ho fatto questo esempio, potrei farne molti altri sui derivati, sulla speculazione. Questo per dire che una proposta come questa, si chiama rendicontazione paese per paese, per chi è interessato in inglese country by country reporting, potete cercare il dibattito lo stato dell'arte, era solo un esempio tra i molti possibili per dire che si potrebbe intervenire per chiudere l'attuale casinò finanziario e l'attuale malfunzionamento di molti meccanismi della finanza se ci fosse la volontà politica di farlo. Questa volontà politica, come si fa a smuoverla? Questo è un altro dibattito. In due parole, serve un impegno, servono incontri come questo promosso dalla Caritas. Sono ancora più felice che la Caritas l'abbia promosso, perché è un'occasione. Noi come Banca Etica proviamo a fare questo, a promuovere anche queste occasioni di formazione e di informazione sui temi finanziari, perché crediamo che siano fondamentali. Oggi purtroppo la conoscenza in questi ambiti è pochissima, spesso si pensa alla finanza è una materia per esperti, anche chi legge il giornale apre e legge la prima pagina, la cronaca, salta in blocco l'economia, poi va a vedere lo sport, le pagine culturali, però le pagine dell'economia le saltiamo in blocco. Invece cercare di formarci, di informarci su questi temi
e fondamentali, perché poi ci riguardano direttamente, perché poi noi ci sentiamo dire non ci sono i soldi, perché di voi come voi vedo molte giovani all'ascolto, c'è il numero chiuso alle università, non riuscite a accedere alle pensioni, non ci sono possibilità, perché non ci sono i soldi. Ecco, cominciare a smontare alcuni miti e cercare quindi di intervenire con alcune regole. Nello stesso momento cerco di evitare di fare poi lo spot per Banca Etica, visto che lavoro per Banca Etica, però in parallelo con imporre delle regole dall'alto serve anche una riflessione dal basso sull'uso dei nostri soldi, insomma. Vi ho parlato abbastanza a lungo di questo casino finanziario. Qual è la benzina che alimenta il sistema finanziario mondiale? I maggiori attori sono banche, fondi pensione, fondi di investimento e assicurazioni. Tutti attori che si alimentano con i nostri soldi. Io spesso vado in giro a parlare di Banca Etica e mi sento dire sì e no, avrò 1.000 euro sul conto corrente, figurati se i miei soldi fanno la differenza. Però i 1.000 euro, i 2.000, 3.000 di ogni pensione, di ogni fondo pensione, di ogni assicurazione, di ogni conto corrente, alla fine sono esattamente la benzina che alimenta questo sistema malsano. Quindi orientando differentemente i nostri risparmi e i nostri investimenti, l'obiettivo che si ottiene è duplice. Da un lato li sottraiamo a utilizzi speculativi e nocivi per noi stessi e dall'altro possiamo indirizzarli in un'altra direzione. Quindi anche qui è una riflessione, credo, abbastanza banale, ma poi molto spesso non la facciamo con i nostri soldi. Insomma, se andassi a qualcuno di voi e gli dicessi prestami 100 euro, me li vado a giocare alle corse dei cavalli, poi se vinco te li ridò, se no, amici come prima, non li rivedi. Immagino che nessuno di voi me li presterebbe, perché nel momento in cui entriamo in banco e li affidiamo a un gestore non ci poniamo alcune domande? Oliviero accennava prima al caso degli aerei militari, delle spese militari, le spese inquinanti. Magari noi scendiamo in piazza con l'ambiente, manifestazioni, per cercare di tutelarci contro i cambiamenti climatici, o cerchiamo di attivarci in alcune direzioni, e poi non ci domandiamo se i nostri risparmi stanno causando quegli stessi impatti, quegli stessi effetti che noi cerchiamo di contrastare per altre vie nel nostro agire quotidiano. Quindi ecco, credo che le due direzioni che potremmo e dovremmo cercare di prendere è attivarci, far sentire il nostro peso, l'agire anche politico, culturale, di informazione per cercare di cambiare la finanza, e cercando di intervenire si spostano le cose. Su questo, se permettete, prima di chiudere, un ultimo aneddoto. Noi partecipiamo anche a questa rete europea che si chiama Finance Watch, e Finance Watch è una rete che è nata una decina di anni fa, ormai anche di più, a livello europeo, per cercare di fare in qualche modo una controlobby rispetto a quella che è l'azione delle grandi banche, dei grandi gruppi finanziari. E Finance Watch è nata in seguito a un appello firmato da 160 parlamentari di quasi tutti i gruppi politici del Parlamento europeo, che hanno scritto questo appello in cui nero su bianco hanno scritto: oggi la finanza è una minaccia per la democrazia, ma non in senso assoluto perché la finanza è malvagia, anzi la finanza sarebbe utile, dovrebbe avere una funzione essenziale per l'economia e per la società. Oggi la finanza è una minaccia per la democrazia per quello che vediamo noi al funzionamento del Parlamento europeo. Se noi ci arriva una proposta di legge sull'ambiente, da un lato avremo i petrolieri, dall'altro lato ci sarà Greenpeace, fanno lobby tutte e due e noi ci facciamo un'idea. Se ci arriva una proposta di legge sul lavoro, da un lato ci sarà Confindustria, dall'altro lato ci saranno i sindacati e noi cerchiamo di farci un'idea. Se dobbiamo discutere un tema legato alla finanza, letteralmente non riusciamo a tenere fuori dalla porta i lobbisti della City di Londra, dall'altro lato non c'è nessuno. Manca una spinta di controinformazione, di controlobby, per cercare di bilanciare quello che oggi è lo strapotere delle lobby finanziarie. Quindi in periodo, noi in Europa abbiamo un'istituzione che si chiama Banca Europea per gli Investimenti, è una delle banche pubbliche più grandi del mondo, ha un portafoglio che è anche più grande di quello della Banca Mondiale, che è molto più conosciuta, ma la Banca Europea per gli Investimenti è forse la più grande banca pubblica di investimenti al mondo. Allora, nel momento in cui il pubblico, la banca centrale, crea liquidità, perché la dà a caso nel sistema finanziario privato e poi il sistema finanziario privato ha queste logiche di brevissimo periodo? La BCE, la Banca Centrale Europea, avrebbe potuto finanziare un piano di investimenti di lungo periodo della Banca Europea per gli Investimenti, ad esempio un piano di investimenti per la mobilità sostenibile in Europa, o un piano di investimenti per la ricerca, o un piano di investimenti contro le diseguaglianze per creare buoni posti di lavoro. Quindi un indirizzo pubblico nell'economia che in questo momento purtroppo è visto malissimo in generale dai vertici europei, perché le regole sulla concorrenza, il libero mercato, liberi investimenti, come ricordava Oliviero,
la libera circolazione dei capitali, che è uno dei pilastri che sembra non si possa rimettere in discussione. Allora, forse se c'è qualcosa di buono che potrebbe venire fuori da questo periodo alienante legato al coronavirus, è che si stanno almeno in parte rimettendo in discussione alcuni assunti che sembravano scritti nella pietra. Ad esempio, tutti quelli che erano i vincoli sul deficit, il PIL, i conti pubblici dei paesi, la Commissione europea al momento ha sospeso il patto di stabilità, alcuni vincoli del patto di stabilità, dicendo in emergenza possiamo rivedere alcuni assunti di politica economica, di politica monetaria. Erano cose che fino a un anno fa sembravano davvero scolpite nella pietra e che fosse impossibile rimettere in discussione. Quindi questo ha mostrato come, se non altro, è possibile riaprire un dibattito, uno spazio politico. Il rischio che vedo purtroppo in questo momento è che sembra tutto molto legato all'emergenza e che si ritorni, come si dice poi, al business as usual, cioè che si torni allo stato ex ante, considerando c'è stata l'emergenza, è passata l'emergenza, andavano bene le regole di prima. Ecco, no, anche qui, come veniva ricordato nell'introduzione e nelle poche righe che accompagnavano questo incontro, non vogliamo tornare alla situazione di prima, non è stato detto nulla sarà più come prima. Ecco, da alcuni punti di vista ce lo auspichiamo, che si possa davvero aprire uno spazio di riflessione, uno spazio di dibattito politico per rimettere in discussione alcune regole. Una di queste è il ruolo che dovrebbe avere la finanza pubblica in piani di investimenti di lungo periodo, lì dove la finanza privata non vuole arrivare. Nel contempo tutti noi potremo e dovremo fare di più per cercare di cambiare le regole del gioco anche rispetto al sistema finanziario privato. In parte ho detto anche su investimenti alternativi a quelli bancari, in realtà in questo momento è difficile, sì, ci sono fondi a impatto, ci sono piccoli fondi, in realtà sono anche, bisogna dirlo, abbastanza rischiosi solitamente questi. Gli investimenti alternativi sono meno regolamentati, meno regolati, quindi possibilità di investimento al di fuori del sistema bancario finanziario, se uno vuole ci sono, deve sapere che sono spesso più rischiosi, ancora di piccole dimensioni, ancora in molti casi molto innovativi. Grazie. Io al momento non ho altre domande inviate in chat. Volevo condividere una cosa. Lorenzo. Vai. Ok. No, la mia riflessione partiva da un problema scaturito durante la pandemia riguardo le mascherine, che erano un bene comunque che era di prima necessità in quel periodo, ma anche in questo periodo. E generalmente le persone si stupivano del fatto che si speculasse sul prezzo, sulla quantità di queste mascherine. Io non capivo come non riuscissero a capire che era in realtà un gioco comunque della dittatura finanziaria, questo, cioè era un problema comunque macroeconomico sul sistema macroeconomico, perché quando ovviamente un bene viene richiesto maggiormente rispetto a prima, costava molto di più sul mercato. E qui c'era questa indignazione generale su questa cosa, ma non si vedeva che il problema, diciamo, era a monte. Anche se servivano per tutelare la salute di tutti, comunque c'era sempre dietro un gioco finanziario. Su questo, diciamo, sono rimasto abbastanza sconcertato di come le persone non riuscissero a capire dove stava il problema. Però dall'altra parte nessuno sapeva come arginarlo per riuscire ad arrivare a capire come superarlo. Poi vabbè, anche con le aperture che ci sono state dopo, successivamente dei locali, anche in un periodo nel quale probabilmente bisognava continuare, non essere totalmente chiusi, però si è deciso in qualche modo di salvaguardare più l'aspetto economico, perché ovviamente se uno non va a lavorare alla fine le persone non mangiano, però piuttosto che la salute, che era ed è tuttora comunque in pericolo di ognuno di noi. Io non arrivo a capire come si può
riformare questa, questo tipo di società, appunto, se i problemi comunque non vengono risolti, ma continuano a starci giorno per giorno. Ti posso dire sì, sulle mascherine è proprio la base, qualunque testo di economia, pagina 1, è proprio questa questione di domanda e offerta, e ovviamente, però questo rimanda, in realtà il discorso è più profondo, perché credo ormai da 40 anni, dall'inizio degli anni 80, siamo immersi in questa teoria economica, forse alcuni chiamano anche il pensiero unico del neoliberismo, secondo cui in pratica domanda e offerta riescono a formare il prezzo ideale. E l'idea di base, anche qui chiedo scusa, vado per approssimazioni, però per cercare di capirci, una delle idee di fondo del neoliberismo è che lo Stato deve tirarsi indietro, lo Stato non deve mai intervenire nell'economia perché i mercati di per sé sono efficienti, e l'efficienza dei mercati è esattamente il fatto che domanda e offerta formano il prezzo, e il prezzo contiene tutte le informazioni necessarie su un determinato prodotto. Torno all'esempio che facevo all'inizio, quello delle mele. Funziona così l'idea dell'efficienza dei mercati: io vado al mercato a comprare delle mele, quel giorno le voglio comprare solo io e sono 30 fruttivendoli a volerle vendere, tantissima offerta, tantissima concorrenza, inizieranno ad abbassare il prezzo. Però se il prezzo scende troppo, ad alcuni fruttivendoli non converrà più vendere, quindi o venderanno qualcos'altro o si sposteranno in un altro mercato. Quindi l'offerta diminuisce e il prezzo risale e torna all'equilibrio. Quindi il mercato, lasciato libero di agire, si regola da solo. All'opposto, se vado al mercato, quel giorno siamo in 100 e c'è un fruttivendolo solo, potrà aumentare il prezzo, ma se aumenta troppo il prezzo, molti di noi non compreranno più le mele o le andranno a cercare da un'altra parte, e quindi il prezzo torna all'equilibrio. Quindi se i mercati sono lasciati liberi di agire senza intervento pubblico, si regolano solo le domande e offerta, formano il prezzo. Il problema è che questa teoria riposa su molte semplificazioni. Una delle principali è il famoso homo economicus, quindi un uomo perfettamente razionale, una macchina che ragiona unicamente in base al prezzo e l'indicazione di prezzo, e non ha altre spinte nei propri acquisti o nelle proprie scelte se non il prezzo. Un'altra è la semplificazione, che perché funzioni tutti i partecipanti al mercato devono avere tutte le informazioni, che è abbastanza assurdo. Anche andare a comprare le mele, è chiaro che c'è una asimmetria informativa tra quello che le vende, le conosce meglio, e io che vado al mercato e non conosco tutti i banchi di frutta della città e la qualità di tutte le mele esposte. Quindi già non è vero per un piccolo mercato rionale, figuriamoci sul mercato finanziario, su mercati globali di cui stiamo parlando. Quindi ci sono alcune semplificazioni che sono evidenti. Però dal mio punto di vista l'effetto più deleterio di 30-40 anni di questo pensiero unico è che noi abbiamo ormai introiettato alcuni dati di fatto, e il peggiore di tutti probabilmente è l'uguaglianza tra prezzo e valore. Nel momento in cui domanda e offerta formano il prezzo e il prezzo contiene tutte le informazioni che dobbiamo sapere su un determinato prodotto, quello è anche il valore di quel prodotto. E siamo all'assurdo che qual è il valore dell'istruzione? È semplice: costo per costruire una scuola, lo stipendio degli insegnanti, e non c'è altro. Prezzo uguale valore. Quando abbiamo votato, chi di voi ha votato il referendum sull'acqua pubblica alcuni anni fa, il discorso era quello: domanda d'acqua, offerta d'acqua formano il prezzo, e quello è il prezzo ideale. Se non lo puoi pagare muori di sete, ma è un problema tuo, il mercato di per sé è efficiente. Quindi questa equivalenza tra prezzo e valore, che ormai abbiamo dato per veramente l'abbiamo in qualche modo introiettata dentro di noi, credo che sia l'effetto più perverso di questi 30-40 anni di neoliberismo, al di là dello smantellamento delle regole, dei controlli e del sorgere di questo sistema finanziario. Però ancora prima, a livello culturale, e il caso credo delle mascherine è abbastanza emblematico in questa direzione. Insomma, nel momento in cui consideriamo che è un bene di pubblica utilità, non può valere unicamente la questione della domanda e offerta uguale prezzo, no. Il valore di un certo oggetto in alcuni ambiti, se parliamo di lavatrici, può andare bene; se parliamo di un bene primario che può salvare delle vite, non può essere affidato unicamente ai mercati, a maggior ragione perché i mercati si sono dimostrati assolutamente incapaci, e il mercato finanziario tra tutti, insomma, quello che dicevo prima, di fronte a un macroscopico fallimento che ci troviamo davanti del sistema finanziario, la risposta del pubblico è: ma non dobbiamo intervenire perché i mercati di per sé sono efficienti. E no, tra l'altro, scusate, un inciso, ma sembra veramente banale, però l'efficienza in italiano è quante risorse
utilizzi per compiere un dato lavoro. Se io faccio un lavoro in 3 ore e tu lo fai altrettanto bene in 2, sei stato più efficiente di me. In questo momento la finanza ha bisogno di muovere masse, quello che vi dicevo prima, il 99% della finanza sono soldi che inseguono soldi e non fa quello che dovrebbe fare. Allora, o il 99% della finanza è un casino e dobbiamo chiuderlo, cambiare le regole, oppure se la finanza è uno strumento al servizio dell'economia, ha bisogno di muovere masse di 100 per riuscire a gestire risorse pari a 1. E quindi è una delle attività più inefficienti che mente umana abbia mai concepito. Forse bisogna tornare alla preistoria per trovare un essere umano disposto a fare uno sforzo di 100 per ottenere un risultato di 1. Quindi oggi la finanza è una delle attività più inefficienti che ci troviamo davanti, e la deregolamentazione e questa continua crescita della finanza senza regole, senza controlli, ci viene imposta parlando dell'efficienza dei mercati. Quindi una finanza totalmente inefficiente, altrettanto inefficace, perché non riesce a allocare risorse economiche dove servono. Il fatto che oggi sia possibile scommettere sui prezzi delle materie prime, sui prezzi del cibo, ma i contadini che producono quel cibo sono esclusi dall'accesso al credito e sono esclusi dai servizi finanziari. Vuol dire, la finanza non è solo orrendamente inefficiente, anche orrendamente inefficace, però nello stesso momento questo sistema che non funziona in nessun modo pretende di piegare le regole della società al proprio volere, ai propri diktat. Credo che sia vero, se uno cerca di fare un passo indietro rispetto al sovrapporsi di notizie, le borse, gli indici, il MIB che sale, che scende, ma cerca di fare un passo indietro sui funzionamenti macro di questi sistemi, si rende conto che viviamo davvero una follia, non mi vengono in mente molti altri termini per descriverlo. Grazie. Abbiamo ancora un'altra domanda da parte di Raffaele, che chiede: nessuno ha mai pensato di la reintroduzione di beni di prima necessità a prezzo calmierato? Guarda, si potrebbe pensare per alcune cose, in realtà per alcuni beni e servizi c'è l'erogazione di serie, per fortuna, ancora insomma, dalla scuola pubblica alla sanità pubblica stanno progressivamente smantellando tutto, però fortunatamente l'erogazione di servizi essenziali a prezzi di nulli, a prezzi calmierati o pagati dalla fiscalità generale ci sono ancora in molti ambiti. Per i beni, quindi parliamo dei servizi, per i beni questo molto meno, c'è qualcosa in alcuni ambiti, si potrebbero reintrodurre in altri ambiti anche per fare fronte all'emergenza. Torno anche un po' all'intervento che era stato fatto prima rispetto alle mascherine, alcuni dispositivi sanitari che in questo momento potrebbero essere essenziali, ci si potrebbe pensare. Un po' difficile nei pasticci che si sono provati a fare a metà strada, prezzo obbligato per le farmacie, ma non per i produttori, ma per le farmacie, insomma, non credo che si sia trovata, diciamo così, usando un eufemismo, la soluzione ottimale, però per dire, alcuni servizi essenziali mostrano che c'è comunque un intervento, per fortuna, ancora dello Stato in alcuni settori economici, poi sta alla comunità, alla politica, decidere quanto e come e fino a quale livello. Ripeto, secondo me dovrebbe riguardare anche in questo momento un piano di investimenti. Ovviamente la finanza privata si è dimostrata ed è incapace di agire per il benessere comune. Se pensiamo all'emergenza ambientale o dei cambiamenti climatici, serve un intervento forte pubblico per un piano di investimenti di lungo periodo, che in questo momento la finanza privata non sta facendo e non è in condizione di fare, perché non sono gli obiettivi che ha in questo momento, gli obiettivi sono di brevissimo periodo. Quindi questo servirebbe. In questo momento mi sembra che manchi appunto il coraggio, la volontà politica di portare avanti alcuni discorsi. Ben, direi che se vuoi farla direttamente, la domanda che leggiamo ti fa una proposta, Andrea, di salire al posto di Christine Lagarde, ti sta offrendo una posizione forse interessante, sicuramente migliore di quella di Banca Etica da alcuni punti di vista, da altri decisamente no. E quali sono le prime misure che faresti per cogliere questa crisi come opportunità di trasformazione del mondo della finanza? Ecco, altra domandina piccola. Però dico, alcune però improvvisamente la linea, ma molte per riguardo la finanza privata, per chiudere questo casino finanziario, ripeto, molte la cosa che dà speranza e fa arrabbiare, a seconda se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto,
che sappiamo cosa fare è una questione di volontà politica. Quindi alcune misure mi vengono in mente, una di cui si parla da tantissimo tempo anche è separazione tra banche commerciali e banche di investimento. Oggi sono questi mega gruppi bancari che raccolgono i risparmi dei cittadini sotto forma di conti correnti e li giocano al casinò finanziario. Quindi se fanno degli utili, gli utili se li tengono, quando registrano delle perdite, poi aiuto, deve salvarmi lo Stato, perché se no le perdite sono dei correntisti. Se funzionasse così per me, io domattina partirei per Monte Carlo, vado a giocare al casinò con dei soldi che non sono miei, se vinco mi tengo la vincita, se perdo perde qualcun altro. È chiaro che non può funzionare così in nessun sistema. Tra l'altro, finché funziona con salvataggi pubblici delle banche, perché le banche mettono a rischio i risparmi dei cittadini se falliscono, ma le banche possono scommettere sul casinò finanziario, è un incentivo al rischio. Io banchiere, qual è il mio comportamento razionale? Prendermi più rischi possibili, se vinco vinco, se perdo non posso perdere, perché tanto mi devono salvare, e quindi il mio incentivo a prendermi il maggior numero di rischi possibili. Allora, già dopo la crisi, la famosa crisi del 29, quando è crollata Wall Street, chi di voi ha visto forse le foto d'epoca di persone in coda davanti alle banche con i sacchi a pelo per cercare di riavere qualcosa, perché le banche facevano questo, raccoglievano il risparmio dei cittadini che mettevano 1.000-2.000 dollari sul conto corrente e usavano questi soldi per andarseli a scommettere in borsa. Quando la borsa è crollata erano spariti i risparmi dei cittadini. Allora, 3-4 anni dopo è stata promossa una legge, si chiama Glass-Steagall Act, che separava, diceva, le banche commerciali sono quelle che conosciamo, che aprono filiali, non possono andare a fare operazioni rischiose in borsa. Chi vuole scommettere in borsa non può aprire conti correnti. Separiamo i due tipi di società. Per 50-60 anni questo sistema ha funzionato, poi sull'onda del neoliberismo è stata prima indebolita, poi abrogata questa normativa, e sono nati i mega gruppi bancari, che sono quelli che poi hanno provocato la bolla dei subprime e la crisi del 2007-2008. Quindi questa è una, separare le banche commerciali dalle banche di investimento. Un'altra è la famosa Tobin Tax, una piccolissima imposta su ogni transazione finanziaria. Il nome viene da un premio Nobel per l'economia, James Tobin, che aveva detto: mettiamo una tassa dello 0,0 qualcosa, minuscola, su ogni compravendita di valute. Che vuol dire? Che se io voglio andare in vacanza negli Stati Uniti, cambio 1.000 euro con dei dollari, devo pagare una volta una tassa dello 0,0 qualcosa, è talmente piccola che nemmeno me ne accorgo rispetto alle commissioni che mi chiede la banca. Se però io sono uno speculatore che migliaia di volte in un'ora al computer compra e vende euro contro rubli, contro dollari, contro qualunque cosa, per guadagnare su minuscole oscillazioni, se dovessi pagare migliaia di volte una tassa molto piccola, diventerebbe una tassa molto grande. Allora, lo stesso Tobin parlava di un granello di sabbia negli ingranaggi della speculazione. È un'altra proposta di cui si è parlato molto dopo il 2008, tra l'altro la Commissione europea ha pubblicato un'ottima bozza di direttiva, il Parlamento europeo ha votato a maggioranza per la sua introduzione, quindi non è che sto dicendo delle proposte che sono fuori dal mondo, Commissione europea e Parlamento europeo erano favorevoli, si è bloccato tutto a livello del Consiglio, quindi il Consiglio Europa vuol dire i singoli governi, chi non lo sa, diciamo le istituzioni europee, le tre principali istituzioni europee sono il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio. Il Consiglio è formato dai rappresentanti dei governi dei Paesi membri e è quello che solitamente ha l'ultima parola, quindi molto spesso ce la prendiamo con l'Europa, dei burocrati, l'Europa lontana da noi, alcune proposte, le istituzioni prettamente europee che sono Commissione e Parlamento, hanno cercato di portarle avanti, e il tutto si è bloccato a livello del Consiglio, quindi veti incrociati tra paesi e ognuno cercava di tirare l'acqua al proprio mulino. Quindi anche lì la tanto bistrattata Europa, ogni tanto andiamo a vedere che, per carità, molte critiche si potrebbero fare, ma ogni tanto qualcosa di buono lo fa. Quindi questo è per dire, queste come altre, le proposte ci sono, e quello che dicevo prima in linea generale, riallacciandomi all'introduzione del discorso, vanno benissimo anche le politiche monetarie in questo momento di difficoltà, dobbiamo pompare liquidità e far arrivare, però dobbiamo farle arrivare dove servono, quindi domandarci se gli interventi dall'alto in cui questi soldi poi vengono drenati e incamerati dalla finanza hanno senso, o se le politiche monetarie dovrebbero essere accompagnate con politiche economiche di un indirizzo pubblico appunto nell'economia. Una cosa che sembra non si possa fare perché il libero mercato, perché il non intervento, perché il neoliberismo, eccetera, eccetera. Quindi credo che ci sarebbero delle specifiche misure che potremmo portare avanti, ma il grosso lavoro che dobbiamo fare è più culturale, di revisione del sistema economico. Questo per chi è interessato, ci sono gruppi
anche di studenti universitari negli ultimi anni che hanno cercato di dire noi vogliamo studiare l'economia, non un singolo dogma, un singolo pensiero economico. Quindi movimenti come quello di Rethinking Economics, ad esempio, che cerca di sviluppare una pluralità di pensieri nell'economia e cerca di portarla nelle facoltà universitarie, dicendo sono 30 anni che le università insegnano un singolo pensiero economico e non una visione plurale, che è quella che ci servirebbe per trovare anche soluzioni diverse a quelle che sono le problematiche attuali. Quindi per chi di voi è interessato, magari studia queste materie, magari può informarsi, proposte che vengono portate avanti da gruppi come questo, da gruppi come Rethinking Economics, per anche un cambiamento culturale, al di là del cambiamento delle singole misure specifiche che si potrebbero adottare, come la Tobin Tax o altre. Bene, andiamo a recuperare un'altra domanda che arriva dalla diretta Facebook. L'onda lunga della pandemia, chiede Cristina, può essere aiutata dal microcredito e nel caso con quali tempi? Allora sì, il microcredito può essere uno strumento molto efficace. Microcredito, lo dice la parola, sono piccoli prestiti che vengono dati solitamente qui in Europa, parliamo massimo 20-25 mila euro come taglio, quindi al di sotto di questa cifra, e essenzialmente ha due finalità. Ci sono due tipi di microcredito: uno è il microcredito imprenditoriale, quindi o l'avvio o il rafforzamento di piccole attività artigianali, piccole attività imprenditoriali, o il microcredito socioassistenziale, che sarebbe per persone in momentanea difficoltà. Quindi in questo momento, verrebbe da dire, purtroppo è uno strumento che potrebbe aiutare moltissimo sia nell'uno sia nell'altro caso, insomma piccoli artigiani, imprese in crisi di liquidità, così come persone che si trovano a fronteggiare spese mediche nell'immediato, che hanno perso il lavoro in attesa di trovare nuova occupazione. Quindi le due forme potrebbero aiutare moltissimo. Non può essere l'unica soluzione, può essere una delle soluzioni in un panorama, e anche qui, perché il microcredito funzioni bene, servirebbero anche un accompagnamento delle politiche pubbliche. Per le banche è estremamente difficile farlo, perché è molto costoso, perché è molto difficile riuscire ad arrivare per i costi dell'istruttoria. Sono piccole cooperative, piccole società che portano avanti microcredito, lo fanno anche molto bene anche qui in Italia, però è una parte piccola della soluzione che andrebbe rafforzata anche tramite politiche pubbliche. Non può essere l'unica soluzione, ma è sicuramente molto interessante, appunto anche perché può arrivare lì dove non arrivano, è molto capillare, molto puntuale sul territorio, e quindi da quel punto di vista potrebbe aiutare molte situazioni, sia il lato imprenditoriale sia il lato socioassistenziale, quindi sicuramente sì. Bene, io al momento non ho altre domande. Nuovo, chiedo ancora se qualcuno ne avesse, di farne ora. Controllo sui diversi dispositivi. Al momento non ne abbiamo. Allora, diciamo, ne approfitto appunto ancora una volta per comunque nel ringraziare la chiarezza, gli interventi che spesso chiediamo ad Andrea Baranes hanno, diciamo, credo di poter condividere la ricchezza di farci uscire di solito con l'idea di dire: ah, beh, in effetti non è poi così complesso, no? Come dicevi tu prima. Insomma, sembrano cose per esperti, poi insomma dalle chiacchierate con te si esce sempre con la sensazione che sono cose che possono essere alla portata di tutti. Magari non dura tantissimo, dopo un po' uno ci si riperde nella percezione di complessità, però invece è importante esserci, no? Ed è importante avere questa idea di consapevolezza, appunto, che sono spazi di responsabilità, oltre che di potere, che ognuno di noi ha e che deve condividere, insomma, no? nel attraverso uno strumento molto presente, molto quotidiano e molto essenziale come quello della gestione economica e finanziaria di ognuno di noi, e quindi poi di tutti. Chiederei a Don Ben a questo punto aprire invece il microfono, senza affidarsi allo scritto, e eccoti, grazie di intervenire.
una delle cose che sono indeciso se farlo come domanda o come intervento, però è chiaro, Andrea, che mi rimane questo dubbio. Ora che ne stiamo uscendo fuori, forse, dall'emergenza sanitaria, dalla pandemia, ci sta aspettando forse un po' il periodo della pandemia sociale, no? Cioè le macerie sociali si vedono, c'è il rischio del sovraindebitamento per le famiglie, il rischio usura, perché poi ci sono tante persone che sono lì pronte come squali, no? Ad arrivare ai piccoli commercianti, ai piccoli esercenti, a rilevare le attività o prestare soldi in maniera, no? Più o meno. Uno dice, ma nel piccolo l'opinione pubblica, a parte Christine Lagarde o tu al posto di Christine Lagarde e così via, ma nel piccolo il cittadino comune, cioè il consumatore comune, perché anche noi siamo consumatori pure con la finanza e di finanza, e come facciamo a venirne fuori in maniera diversa? Perché lo slogan... questa cosa cambierà tutto, usciremo tutti diversi, nulla sarà più come prima, siamo tutti nella stessa barca, rischiano di diventare degli slogan vuoti. A parte che l'altro giorno c'è stata una persona che mi ha detto: Don Ben, io lo dico da non credente, però smettetela di dire che siamo tutti nella stessa barca, perché non è così. Fuori dalla barca c'è una marea di gente che sta rischiando di annegare, e voi dovreste insegnarmi che, essendo voi pescatori di uomini, con le vostre reti dovreste prendere quella gente e metterla dentro la barca dell'esistenza prima che anneghi per la fragilità sociale, no? Quindi, dai, la trasformo in domanda. E un cittadino, un consumatore comune, privato, diciamo così, nel piccolo, ma come possiamo agire per fare, come dire, pressione o far leva e stimolare dei meccanismi altri? Lo so che è una domanda troppo astratta è troppo generica, però nel piccolo, a crederci tutti quanti che tutti possono fare la propria parte, perché altrimenti non si inverte mai questa tendenza, e questi soldi che fanno soldi crescerà sempre di più senza rendercene conto, questa finanziarizzazione eccessiva di tutto. E proprio poi diventa un vortice che ci soffoca, e che tra un po' non riusciremo nemmeno a capire com'è possibile che ci sia una banca che non sia una banca finanziarizzata, no? Forse tra poco sarà anche difficile, immagino, anche per le nuove generazioni, che forse su alcune cose non hanno mai visto banche in maniera diversa. Sì, no, non è una domanda astratta, anzi è molto concreta, anche difficile rispondere. Anche noi le testimonianze che abbiamo è che l'aumento dell'usura, l'aumento le ondate della criminalità in questo momento, di difficoltà economica e finanziaria, spesso sì, i capitali e la liquidità pronta, con tanti pronti, quelli che ce l'hanno sono le organizzazioni criminali, e quindi delle situazioni che già erano di forte difficoltà lo stanno diventando ancora di più. Devo dire, alcuni interventi ci sono stati sia a livello italiano sia a livello europeo, cercano di mettere le banche anche nelle condizioni di erogare presto, subito, con garanzie per piccoli imprenditori in crisi di liquidità o che devono affrontare i problemi attuali, però è molto difficile. Lo accennavo prima come consumatori, per appunto, senza voler fare lo spot pubblicitario, però mi verrebbe da dire: purtroppo oggi Banca Etica è l'unica banca in Italia che pubblica sul suo sito tutti i finanziamenti che concede. Banca Etica ha per policy la completa trasparenza e tutti i finanziamenti alle persone giuridiche. Quindi, andando sul sito, uno può vedere: ma se io metto i miei soldi in Banca Etica, dove vanno a finire? Chi sto finanziando? E andando sul sito, cioè chi finanziamo, proprio una sezione, uno può guardare nella mia provincia l'anno scorso per settore a chi sono andati, e può vedere euro per euro: cooperativa sociale Vinco Pallino doveva rifare il tetto del magazzino, tot soldi, associazione e andare a vedere euro per euro come vengono investiti. È una banca che è di proprietà di oltre 40.000 persone, insomma, ovviamente come Caritas lo sapete bene, stiamo facendo questo viaggio sin dall'inizio insieme, quindi la conoscete molto bene. Però, per dire,
come consumatori il primo passo credo che sia formarsi e informarsi. Insomma, ogni tanto un mio collega diceva come una battuta: l'italiano medio è quella persona che prima di comprarsi un telefonino compra 26 riviste specializzate, chiede all'amico del cugino che è un esperto, gira 18 negozi, passa una settimana su internet prima di comprarsi un telefonino nuovo, e poi per decidere a chi affidare il risparmio di una vita è quella sotto casa, li metto in questa banca e ciao. Ecco, iniziare a porci alcune domande: ma la banca sotto casa poi con questi soldi li presta per l'economia reale? I miei soldi dove voglio che finiscano? Voglio che vadano a finire in un paradiso fiscale dall'altra parte del mondo o che vengano utilizzati sul territorio per i bisogni del territorio? Voglio che finiscano in armi o alla bottega del commercio consolidale in cui poi vado a fare la spesa e anche grazie ai miei soldi ha avuto un prestito e quindi riesce a lavorare meglio? Ecco, credo che se iniziassimo a porci queste domande, la finanza etica sta crescendo molto, lo mostra anche i tentativi, diciamo, di imitazione, quello spesso viene chiamato poi il greenwashing, la lavata di verde che stanno portando avanti anche altre banche, ma anche il fatto che le istituzioni europee hanno messo in piedi un percorso sulla finanza sostenibile, perché si sono accorte che sempre più consumatori sono interessati a questi temi. Purtroppo è ancora molto minoritario e purtroppo ancora oggi, come dicevo, la stragrande maggioranza della finanza è un casino finanziario e molto spesso si alimenta con i nostri soldi. Ripeto, dai fondi di investimento ai fondi pensione, alle assicurazioni, ai soldi che depositiamo in banca. Quindi è una riflessione un po' difficile, credo che sia anche qui un percorso culturale che bisogna fare come è stato fatto in altri ambiti, appunto dal consumo al commercio equo, sui trasporti, sul clima. Stiamo iniziando a formarci una coscienza in alcuni ambiti. Quello finanziario spesso è visto come estremamente complicato, secondo me spesso anche la finanza si gioca su questo, su volersi presentare come una materia per esperti, quindi anche le lobby molto spesso agiscono così nei confronti della politica. È una cosa molto difficile, gli esperti siamo noi, ti diciamo noi quello che devi fare. Ecco, iniziare a rimettere in discussione anche alcuni di questi assunti e cominciare a farci alcune domande come consumatori forse ci permetterebbe di cambiare le cose anche più rapidamente di quanto non osiamo sperare in questo momento. Non so se c'è qualcuno che sta parlando. No. No, non c'è nessuno e nessuna. Vai liberamente. No, ecco, se ci sono altre domande, se no andiamo verso la... Sì, direi che possiamo andare verso là, perché appunto altre domande non ci sono. Vai. Oliviero. Sì, dato che stiamo andando verso la conclusione, mi sentivo di condividere una cosa, ma mentre Andrea parlava mi veniva in mente la frase di Bobbio, poi presa anche dal Cardinal Martini, no? Cioè la differenza sostanziale non sarà più fra chi crede o non crede, ma sarà tra chi pensa e non pensa. Ecco, io credo che Andrea oggi ci ha dato la possibilità di pensare, dentro anche un contesto, mi piace pensarlo, ecco, di lettura attenta, critica, non buonista, ma di responsabilità civile verso dentro alcuni aspetti. Mi sembra che quello che poi si sta tentando di fare anche oggi, nell'attenzione a quella che è questa pandemia sociale che si sta sviluppando, sia quella di recuperare un po' questi concetti, no? di pensiero e di cittadinanza. E niente, ecco, era una riflessione che pensavo, mi sentivo di condividere, perché credo che sia poi una strada su cui ci dobbiamo muovere, no? Non è tanto l'urgenza che ci deve chiamare a dare delle risposte, tanto quanto piuttosto la necessità di vivere con coerenza alcune scelte proprio come cittadini, e questo credo che poi possa far diventare quello che alcuni nostri maestri dicevano, la traduzione della carità in scelte politiche, in scelte economiche. Penso, insomma, possa essere un percorso su cui continuare a lavorare.
tutto qua. Avevo delle domande, però insomma, bene o male sono emerse, ma di sicuro, come sempre, insomma, uno slogan che ci portiamo dietro, non vogliamo mai dare delle risposte quando facciamo delle cose, ma soprattutto suscitare ulteriori domande che poi possano accompagnarci, perché allora questo caso si mettono in funzione i cervelli e le cose possono poi nascere. Niente, tutto qua. Grazie Andrea. Scusa Ben. No, io, ecco, grazie Andrea. Sono convinto che oggi più che mai non possiamo più permetterci il lusso di non sapere le cose. Cioè non si può più dire oggi io non lo sapevo. Non si può più dire oggi ci penserà qualcun altro a fare le cose, perché nell'epoca in cui si fabbricano le notizie, non si racconta la realtà, chiaramente uno deve, come dire, entrare nell'ottica che non può non sapere. Cioè l'ignoranza ormai diventa colpevole, soprattutto sulle questioni economiche. Ecco. Quindi consapevole anche del fatto però della complessità dell'argomento, perché la sensazione del, come diceva Andrea poco fa, che il primo tempo dici ho capito, poi ti perdi di nuovo su questo aspetto. Cioè in tutti questi mesi la girandola di MES, Recovery Fund e tutte queste misure della Comunità Europea in cui uno dice no andiamo a perdere, qualcuno dice andiamo a guadagnare e così via, sono un esempio lampante del fatto che oggettivamente a volte poi ti perdi perché non sai di cosa si tratta. Nel quotidiano però probabilmente più si approfondiscono i risvolti concreti di ogni singola cosa e più si riuscirà ad incidere lentamente sulla realtà, insomma, ecco. Ora io in quanto credente penso che non possiamo minimamente abdicare al nostro compito di trasformare il mondo. Cioè il regno di Dio arriva perché lavoriamo a trasformare il mondo, insomma, non perché ad un certo punto dice sono arrivato e levati tu. Quindi siamo coloro che accelerano l'arrivo del regno di Dio con il regno della giustizia, insomma, ecco. Quindi e custodiamo ciò che abbiamo in qualche modo messo a fuoco oggi e spero veramente e vivamente spero di poter ritrovarci presto a fare la seconda puntata di questo momento, anche perché per ora gli scenari sono molto mutevoli e io avevo detto magari il mondo della finanza in questo momento avesse preso la palla al balzo a riformarsi profondamente, invece non siamo stati ancora in grado di, come umanità parlo, no? Come grosse organizzazioni mondiali anche a fare un'azione di coraggiosa trasformazione, però non desistiamo. Spero di ritrovarci presto però a riflettere di nuovo nella seconda puntata di questo nostro tema. E detto questo, Andrea, non so se vuoi aggiungere tu. Non so con quale Andrea ce l'avessi, prendo al volo la parola io. E appunto no, lascio poi l'ultima invece all'altro Andrea nel ringraziarlo di nuovo. Noi, insomma, appunto, con questo grazie Ben, grazie Oliviero anche degli interventi di chiusura. E concludiamo questo momento che anche per noi insomma è stato un esperimento con tutti i limiti tecnici che ci sono stati mentre andavamo avanti, una serie di richiami sull'audio che non andava, su rumori di sottofondo, sui nostri treni che si sentono, ma insomma spero che nonostante questo ecco insomma la cinquantina di persone presenti tra Zoom e Facebook che stiamo tenendo sotto controllo e i messaggi siano stati un'occasione per appunto per continuare a condividere un po', ecco, che è sempre necessario, sempre fondamentale e sempre il tentativo insomma no, faticoso e brutto insomma perché è, sì, insomma, impegnativo, ecco, di condividere esperienze importanti. L'appuntamento alla seconda puntata l'ha lanciato il direttore, quindi insomma, come dire, non possiamo che seconda, terza, quarta, tanto Andrea è disponibile, insomma è un casino infilare le date, ma per il resto fin troppo è sempre. Grazie infinite, grazie per la disponibilità. Appunto, qualunque ulteriore approfondimento
il modo di approfondire con Andrea attraverso tutto quello che scrive, dice, eccetera, ce ne sono varie, di raggiungerlo. Noi, insomma, appunto, sfruttiamo i canali abbastanza diretti per sollecitarlo e per farci sollecitare. Ti cedo il saluto finale, grazie ancora. Grazie a voi, nulla in particolare da aggiungere, grazie davvero e più che volentieri quando volete, alla prossima. Molto bene, grazie. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci. Buonanotte. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie.